deliziosi bignè con un ripieno golosissimo di crema pasticcera e panna, una tira l'altra. Cosa aspettate? Provateli subito e fatemi sapere cosa ne pensate. Nella casseruola verso 250 ml di acqua a temperatura ambiente, aggiungo il pizzico del sale e 75 g di burro a tocchetti. Lascio fondere completamente il burro. Aggiungo 150 g di farina. Mescolo energicamente fino ad ottenere una palla liscia che si stacca completamente dalla casseruola. Trasferisco in una ciotola e lascio raffreddare. Incorporo 4 uova medie, una alla volta, aggiungo il successivo quando il precedente è ben assorbito. Ora che la pasta asciuga è pronta, trasferisco nella sacca poche con beccuccia a stella. Formo i bignè distanziati tra di loro. Lascio cuocere il forno già caldo e statico a 220 gradi per 15 minuti, poi abbasso la temperatura a 180 gradi e lascio cuocere per 10 minuti, infine con il forno a fessura a 160 gradi per 5 minuti. Preparo nel frattempo la crema pasticcera con un uovo medio, 150 g di zucchero e 40 g di amido di mais. Mescolo fino ad ottenere una cremina liscia, porto a bollore 500 ml di latte e aroma vaniglia a sentimento. Appena sfiora il bollore verso il composto, mescolo sempre con la frusta fino a quando si addenserà. Poi trasferisco nella ciotola e lascio raffreddare per bene. E ora monto 300 ml di panna già zuccherata, bella fredda, di frigo. Ora che i bignè sono pronti, lascio raffreddare per bene, poi taglio il cappello. Prima dispongo la crema pasticcera alla base, poi farcisco con la panna montata. Procedo fino al termine di tutti gli ingredienti. Ma chi non ama i bignè? Sono dei dolcetti golosissimi e versatili. Con i miei consigli e la mia ricetta realizzerete dei bignè alti e croccanti, perfetti da farcire con crema pasticcera e panna. Ovviamente potete farcirli con il ripieno che più vi piace. Prima di servirli spolverizzo con dello zucchero a velo per dare il tocco finale. Bellissimi e golosi, parola della vostra Uccia.